Nel nuovo stadio il Tottenham fa l'impresa, ha battuto il Manchester City 1-0. Buongiorno ragazzi, sono Simon Signor Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questo match di Champions, ma prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram, simonsigno_giallorosso. È stata una partita sommato bella, giocata su altissimi ritmi e ricorda ovviamente la Premier League, perché le due squadre che sono molto simili tra loro sia per schema, per modulo, ma anche per filosofia tecnico-tattica, hanno giocato bene. Il City ha avuto la più grande occasione per andare in vantaggio, ovvero il calcio di rigore, malamente tirato da Agüero, ed infatti è riuscito a pararlo Lloris in apertura di match. Poi il Tottenham ha preso il sopravvento e alla fine per me ha meritato la vittoria. Ha avuto più occasioni, fatto eccezione per il rigore. Il City ha prodotto poco o nulla. Decisiva la rete di Son avvenuta a circa 10 minuti dalla fine, ma c'è una serie di episodi che vanno analizzati con voi, ovvero come si dice, la prestazione crescente del Tottenham, che non è partito benissimo. Ha concesso il rigore per fallo di mani di Danny Rose, giustissimo sanzionarlo, e il fallo è evidente, parato da Lloris, e lì è scattato quel qualcosa in più, che forse può essere anche il fattore stadio, a differenza di ciò che ha detto in settimana De Bruyne. Non lo so ragazzi, però è scattato qualcosa nelle menti dei giocatori del Tottenham che gli ha fatto dare quel qualcosa in più che magari neanche sapevano di poter dare, perché oggi è stata una prestazione super, l'avversario era molto forte, Guardiola l'aveva preparata benissimo, a differenza di quanto fece un anno fa ad Anfield, e sembrava non voler assolutamente perdere questa partita, ma pareggiarla. E il calcio insegna che quando tu giochi una partita per pareggiare, alla fine, prima o poi, il gol della sconfitta lo prendi. E il gol è arrivato, l'ha segnato Son nel secondo tempo. Comunque il Tottenham ha avuto diverse occasioni, è stato molto bravo Ederson, che dopo il problema dovuto anche a quell'uscita e quella ricaduta non è stato più lo stesso, soprattutto in fase di costruzione, perché oggi Ederson ha giocato con i piedi in una maniera spettacolare, ha corso molti rischi, però ha giocato molto bene. Dopo quell'intervento, l'uscita ha fatto molto bene, ma la ricaduta sulla gamba sinistra non gli ha fatto bene e le sue prestazioni sono leggermente calate. E il gol di Son è totalmente regolare, posizione regolare e pallone tenuto parzialmente in gioco, che si accentra. Delph non è un terzino, si vede e appunto lascia libero di calciare Son, che non perdona Ederson. Forse qui qualcosa però poteva fare. Comunque il Tottenham vince una partita veramente molto importante. Adesso bisognerà vedere però all'Etihad cosa succederà. Comunque si sono portati avanti per quanto riguarda la qualificazione alle semifinali. I tifosi della Juve dovranno essere ben attenti a questa partita, perché qualora dovessero battere l'Ajax, il congiuntivo è d'obbligo, affronterebbero la vincente di Manchester City Spurs. Vi ringrazio la visione e vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.